Un arresto e due misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale, oltre ad un sequestro di circa 6 milioni di euro. E questo l'esito dell'operazione della Guardia di Finanza della BAT con il Comando Provinciale di Barletta e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che hanno scoperto una truffa nell'ambito delle erogazioni pubbliche relative ai sisma bonus e ai bonus facciate. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un sistema che collegava Roma e Barletta in un'attività illecita che ha coinvolto un imprenditore della grande distribuzione con interessi economici nei tre capoluoghi della sesta provincia pugliese. Il meccanismo della truffa era, diciamo, l'utilizzo dei crediti d'imposta che si sono formati attraverso, l'utilizzazione di tutte quelle agevolazioni statali, sisma bonus facciate, e quindi attraverso, ecco, la creazione nei cassetti fiscali di quello che erano dei crediti per poi essere utilizzati dalle società, per compensare altre imposte. Hanno costruito questa rete utilizzando dei prestanomi che hanno chiesto dei crediti all'Agenzia delle Entrate, crediti evidentemente inesistenti da utilizzare per lavori mai eseguiti e su particelle immobiliari allora non riconducibili. Questi crediti venivano poi successivamente ceduti a una società, anche questa interposta. Questa società interposta vendeva i crediti a ulteriori società che di fatti invece li utilizzavano per compensare, diciamo, le imposte reali, quindi lo Stato non incassava più le imposte perché venivano compensate con questi crediti inesistenti. Cosa fa chi si sottrae? Prende le attività, quindi prende i contratti attivi, ad esempio i contratti di locazione attiva, i fitti attivi, che poi sono di casa, di ramo d'azienda, non vuol dire, e le cede. Cioè, quindi si spoglia di beni affinché lo Stato non li aggredisca.